Con Matteo ho parlato, adesso invece scopriamo un'iniziativa che si chiama Facciamo un pacco alla camorra. Sono cesti natalizi con dentro prodotti che provengono dalle coltivazioni su terre sequestrate ai clan, alle mafie. Vediamo. Questo è un bene confiscato 14 anni fa al clan dei Simeoli, un clan ancora attivo qui, lasciata nelle mani del clan per i 12 anni successivi, affidata a noi da un anno. E siamo a Chiaiano e la nostra azienda, su questi 14 ettari di vigneto e pescheto, in realtà fa inserimento lavorativo di classi svantaggiate, è il primo bene agricolo confiscato di Napoli ed è il primo produttivo. I bilanci sono in positivo, anzi c'è l'idea di assumere uno dei ragazzi che fanno i percorsi di inserimento con noi. Noi abbiamo un protocollo col Dipartimento di Giustizia Minorile, per cui vengono qui ragazzi di alcune comunità penali di Napoli e qui con noi fanno un percorso lavorativo a tutti gli effetti. A gennaio partiremo col primo contratto di uno di questi ragazzi. Il riscatto parte proprio dai beni confiscati. I beni confiscati devono essere il volano dei nostri territori, di riscatto dei nostri territori. Da qui deve partire il lavoro e soprattutto di coloro che hanno sbagliato. Qui tutti possiamo sbagliare, ma soprattutto l'idea che il figlio del camorrista venga qui a lavorare sul bene confiscato alla camorra. Insieme a noi faccia le marmellate per l'iniziativa Facciamo un pacco alla camorra. Io dico che il pacco alla camorra l'abbiamo fatto al di là della vendita del pacco. Ecco, la camorra come reagisce? Come ha preso questa vostra iniziativa? Ma ne abbiamo avuto qualche problemino che io chiamo incidenti di percorso, nel senso abbiamo avuto alberi sradicati durante la notte, abbiamo avuto fosse scavate qui a mo' di tomba sul vigneto, abbiamo avuto l'ultimo danno di 50.000 euro sovvenuti qui a pigliarsi i trattori. Il problema è questo, è che o è criminalità organizzata o criminalità al comune, noi da qui non ce ne andiamo, assolutamente. Ma non avete paura? Abbiamo assolutamente sì, certo che abbiamo paura. Il problema è che la paura più grande è che svegliarsi domani e sapere che non c'è più nulla da fare. Beh, tra le due paure scelgo quella di stare qui ogni giorno e continuare ad impegnare. Facciamo circa sui 20.000 litri di vino. Una parte è già stata in un'azienda certificata che ce l'ha già prodotto e a febbraio ce lo imbottiglierà e ce lo dà direttamente in bottiglia. E quest'altro invece lo facciamo per noi, per le feste, per regalarlo un po' in famiglia. Mangiare questi grappoli, qui siamo vicino alla discarica, c'è il rischio di mangiare qualcosa di tossico? Ma assolutamente no, noi ogni anno, anche perché questa è roba che mangiamo prima noi, insomma facciamo i dovuti controlli, quindi controlli dei suoli, controlli dell'acqua, controlli del prodotto finito e quest'anno li troverete, ad esempio i controlli fatti alle marmellate che finiranno l'iniziativa Facciamo un pacco alla camorra, li troverete sul sito del pacco alla camorra. Piazza del Plebiscito, Napoli, questa è la coreografia di uno spot pubblicitario per la vendita di questi pacchi con i prodotti coltivati nelle proprietà levate ai clan. Contro la camorra non solo il lavoro in campagna, ma anche la televisione e gli spot. Ma oggi è un modo per metterci la faccia, la cittadinanza attiva si dà da fare, viene qui, si impegna, ci mette la faccia uno spot contro la camorra. Siamo in pieno centro di Napoli, quindi dalle periferie al centro all'intera campagna, si è tutti coinvolti in questo grande processo di cambiamento, partendo dai beni confiscati e sporcandosi qui le mani pulite sui beni confiscati. Uno, due, tre!